Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Proclamazione del Vangelo. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Dal Salmo 14. Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? E dalla prima lettura al libro della Genesi, Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Cari fratelli e care sorelle, è proprio così. Quanto è difficile entrare per la porta stretta, questo è il punto fondamentale. Quanto è davvero difficile entrare in quella porta stretta rispetto a quella più spaziosa. Più facile entrare su quella più spaziosa rispetto a quella stretta. Ma quella stretta è quella che porta la vita. E poi dice un'altra cosa importante: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarle. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.